Lasciare il cane libero sicuramente è una cosa fantastica. Quando qualcuno prende il cane, si immagina cane libero, che lo chiami e lui viene ed è tutto fantastico ed è tutto sereno e tutta la vita migliorerà. La realtà dei fatti, da quello che posso osservare, è che invece la situazione quando lasciamo libero il nostro cane è che poi si passa più tempo a inseguirlo per cercare di prenderlo e portarlo via, o a dirgli no, giù, na, non andare dal bambino, non correre dietro la palla, non far questo, non far quello. Però, nonostante questo, il cane viene sempre lasciato libero. Liberare il cane è una cosa che io sconsiglio di fare se non hai ancora lavorato a sufficienza sul richiamo, o se non hai ottenuto comunque un'attenzione del tuo cane, tipo questa. Loro sono liberi di fare quello che vogliono, più o meno. Cioè, potrebbero teoricamente prendere, alzare, andarsene, però li ho addestrati, li ho educati a non allontanarsi, a venire al richiamo e tante altre cose che hanno fatto sì che adesso io possa liberarli ed essere tranquillo e sereno, dargli le spalle e parlare con voi senza preoccuparmi che vadano a far casino. Per arrivare a un risultato del genere ci vuole un bel lavoro di fondo, bisogna esercitare il richiamo, bisogna abituarlo a tutte le situazioni e liberarlo per gradi. E soprattutto limitare la sua libertà qualora non fossimo in grado di gestirlo o richiamarlo a noi in certe situazioni. Liberare il cane è una cosa tanto bella, ma dall'altro lato, se tu non hai le basi per poterlo liberare, cioè che lui viene al richiamo, che non vada ad aggredire gli altri cani, a bucare i palloni dei bambini, a inseguire la gente che corre, io ti dico non liberarlo, ma non liberarlo più. Lavora sull'attenzione, lavora sul richiamo. Cosa succede generalmente e perché? Nessuno riesce a controllare il proprio cane da libero. Sono qua al parco e ogni 2 minuti passa qualcuno che cane libero e no, vieni, no, vai, vieni, su, andiamo, andiamo, andiamo 70 volte per un'ora e il cane libero va in giro a farsi i fatti suoi. Non lo liberare. Se tu non hai la sicura di, no, come una sicura di una granata, se tu non hai questa sicura che è il richiamo, chiamo il cane viene. Se tu non hai questo, non ti consiglio di liberarlo perché crei problemi alle persone che magari il cane ce l'hanno legato e gli stai insegnando ad essere sempre più indipendente e a farsi sempre di più i fatti suoi. Quindi quando tu liberi il tuo cane, invece di liberarlo e stare lì al cellulare, parlare con l'amico, leggere il giornale per 40 minuti, liberalo e gioca con lui. Ragazzi, giocate col vostro cane. L'attività che il cane predilige è giocare con l'essere umano, perché con i suoi simili ci gioca, ma dopo i 3 anni pian pianino non lo fanno più, nella maggior parte dei casi, mentre giocare col proprietario è una cosa che fanno tutta la vita. Loro hanno 12 anni e vogliono sempre giocare, non smetteranno mai, è la loro ragione di vita.
se tu hai un cane e lo vuoi tenere libero, ricordati che non è un suo diritto. La libertà deve andare in maniera direttamente proporzionale alla disciplina del cane. Quindi se il cane è indisciplinato, tienilo legato e lavora sulla libertà controllata.